Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Federico e Robert. Oggi vorremmo fare la nostra collezione dei giochi PlayStation 3 e PlayStation 4. Ricordiamo che questa è la quarta parte, la terza l'abbiamo fatta più o meno un anno fa. È passato di tempo e di giochi ne abbiamo comprati tanti e vogliamo mostrarveli oggi. Qualche gioco abbiamo comprato e ci sono molti giochi recenti e molti giochi di qualche anno fa, però tutti giochi molto carini, molto belli. Iniziamo con Skyrim. Ok, parliamone. Skyrim è un gioco che ha tanti bug, c'ha molti problemi, però dura troppo. E dura troppo. Durerà, cioè, se The Witcher, la storia principale, ti dura un 50 ore, la storia principale di Skyrim ti potrà durare 50x3. Cioè, almeno un 100 ore, più di un 100 ore sicuro. Mettendo le cose, le missioni secondarie, dura un 200 ore. Maria. E pochissime persone al mondo l'hanno finito. Certo, c'è solo chi l'ha finito, però cioè, proprio ci devi stare a sto gioco per finirlo. Ci devi giocare tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Ogni giorno. Ogni santo giorno della tua vita, lo passi con Skyrim, solo devi finire. Il gioco è bello, io sono ancora, possiamo dire, all'inizio, ho passato le prime, possiamo dire, 10 ore. Mi sta piacendo. Certo, nei giochi che escono non lo posso giocare tanto, c'ha ovviamente qualche difettuccio, però la versione PlayStation 4 è fatta meglio, la grafica migliore, e in più il gioco ha meno bug su PlayStation 4, questo mi fa felice. E il gioco è bello, la trama è bella e il gameplay, il combattimento non è tanto bello, però il gioco in generale è bello. L'unico problema è questo, abbiamo riscontrato in una missione, in una delle prime missioni, mentre stiamo passeggiando per la mappa del mondo, incontriamo un cavallo e allora che faccio? Ci attacca noi due. Noi attacchiamo il cavallo con la spada. E il cavallo ci perseguita, ci ha perseguitato, ci stava abbazzando e noi per scappare gli dovevamo saltellare. Cioè proprio era una scena a vedere, era un premio Oscar, proprio il cavallo saltellava per prenderci. Comunque il gioco è bello. Poi passiamo a FIFA 16. Come ogni anno FIFA 17. Niente da dire, solito FIFA. C'è una grafica migliorata e come aggiunta hanno aggiunto la storia, cioè il viaggio di Under. L'unica, diciamo, pecca della storia è che possiamo dire che il personaggio non dopo, cioè il personaggio, il calciatore non lo puoi personalizzare, perché io dovrei giocare con Under? Se io mi voglio fare tipo simile a me, perché dovrei giocare con Under? Ecco, per era bello per esempio all'inizio crearsi il calciatore, vabbè, sì. Non è una pecca, però ci poteva stare. Se fanno un FIFA 18 sembra la modalità storie, speriamo che abbandonino questa cosa. Potrebbe continuare. Comunque, sempre FIFA 17 è un ottimo FIFA, è il solito FIFA, un gioco d'auto, un gioco buono, che ti fa bestemmiare quando ci sono, vabbè, le partite online, a volte lagga, a volte ci sono dei bug che ti fanno perdere la partita. Non raccontiamo una volta cosa è successo, perché altrimenti il signor Roberto sarebbe come buffone. Sì. Tutto il giorno. Vabbè, avete capito. The Last Guardian. Ok, allora, il gioco è bello. Tutto è bello. E ci sono solo dei problemi. Il primo è che abbiamo aspettato 10 anni. No, vabbè, certo, io non 10 anni. Però ci sono persone che hanno aspettato 10 anni. Ora, The Last Guardian, l'altra pecca che ha è che ciao, in The Last Guardian ogni minuto fate un enigma. E questi enigmi non sono facili, semplici, chissà. Ci vogliono certo, una persona più adulta li capisce un po' più in fretta di un ragazzino. Ma un ragazzino, cioè, ci deve impiegare almeno 10 minuti per giocarci. Allora, io non ho continuato The Last Guardian, anche se il gioco dura tipo, mi sembra, 15 ore. Se no, se io mi bloccavo ogni enigma, il gioco è iniziato a durare
per 80 ore. Anche per un enigma 15 minuti, 10 minuti. Cioè. Infatti io a Natale l'ho iniziato con altri amici. Perché? Perché altrimenti gli enigmi ci mettevo 2000 anni a completarli. Ci sono quelli semplici, ci sono quelli complicati. E a volte Trico proprio fa il babbo, si mette a ballare, si mette a fare lo scemo. Vabbè, è fatto bene perché sono i gesti e fa un animale. Però diciamo che a volte il gioco doveva avere meno enigmi, diciamo, perché ce ne sono troppi. Però il gioco è bello. Farsi i tre. Allora, vi dovrei raccontare una storiella su sto gioco. Praticamente, qualche anno fa, cioè 2 anni fa. no, niente ragazzi, mi è venuto un attacco cardiaco. Farsi i tre è bello, appunto, giocatelo. È divertente, è bello, 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 bello. E la storia? La storia parla di un ragazzino. La storia che ci stavi raccontando. Quella la raccontiamo il mese prossimo. Ok, ora basta gli scherzi, parliamo di Portal. Farsi i tre proprio, cioè siamo fregati altamente, tanto per dirvi quanto è bello. Parliamo di Portal. E soprattutto di Portal 2. Qua io non vedo Portal 1. E Portal 2 è un gioco bello, è stato anche uno dei candidati al gioco dell'anno 2011. Il gioco è un puzzle game, quindi anche in questo è enigmi a go-go. Sì, è difficile. E è più un gioco ovviamente per adolescenti e adulti, ma non perché ci sono scene violente, ma perché è un gioco più mentale. Cioè a volte ti viene proprio, cioè io a volte aprivo i portali a casaccio, tanto perché ormai dicevo ormai sta enigma è impossibile. E il gioco è bello, lo sto continuando e sono arrivato a metà storia, però è complicato. Per ora però è bello. Per ora è bello, è un gioco da 8 e mezzo secondo me. Secondo me è un voto alto. Secondo me è un voto alto perché a me non mi piace questa tipologia. Il gioco è già da 8 e mezzo. È come se do 10. Facciamo finta. Max Payne 3. Allora, sto gioco, oggi parliamo in siciliano. Questo gioco è molto bello. Ora, molti hanno criticato perché i primi due Max Payne erano migliori. Forse è vero. Però questo gioco, forse dei tre, non so perché abbiamo giocato solo questo, ma è divertentissimo. Sì. No, a noi ci piace rallentare il tempo. Maria, è una cosa troppo bella. Già, per quello il gioco merita 9. No, scherzo, è un gioco da 8 e mezzo. Sì, anche la trama è molto carina. È un gioco bello, lo stiamo continuando e mi fa sempre piacere giocarci. Anche se il personaggio già si droga, si fuma, nel senso, cioè il personaggio cioè appena piglia già 6 colpi già siete quasi morti. Per esempio Nathan Drake per morire almeno 20 colpi devi sparare per ammazzarlo. Comunque vabbè, è un po' più realistico, è un gioco bello del 2012. Se lo trovate a un prezzo basso recuperatelo, lo trovate intorno ai 20 euro e ve lo consiglio. E bene, parliamo del gioco più rocambolesco di questa questa collezione, Just Cause 2. È uscita anche il 3 per PlayStation 4, Xbox e PC, però oggi noi parliamo del 2. Diciamo che è un gioco dove al 90% delle volte usi il rambino. Ed è questo il problema. In Just Cause, e questo c'è il problema anche nel 3, si usa troppo il rampino. E poi non so, non ho continuato per vari motivi perché c'erano altri giochi. Mi ero fermato diciamo più o meno a metà gioco. Però no, in realtà all'inizio del gioco. il gioco è carino, è un gioco tanto quando dici oh che cavolo devo fare oggi, giochi a Just Cause. Ma il voto io non lo darei perché ci ho giocato pochissimo. Non saprei che voto dargli. Comunque possiamo dire che chiudiamo questo video con Just Cause 2. Spero che questo video vi sia piaciuto per questa collezione. Spero che raggiungiamo i 3 mi piace. So che sono pochissimi. 5
comprando gli altri, però è un piccolo, comunque raggiungiamo i 3 mi piace. Ciao.